Siamo qui con Francesca Marcon, capitano della Unendo Yamamay Busto Arsizio. Che stagione è stata la vostra fino a questo momento? Ma io direi che è stata una stagione di alti e bassi, dove purtroppo i bassi sono stati, si sono caratterizzati in modo più evidente, diciamo. Purtroppo siamo partite un po' penalizzate dal fatto che comunque tutte le giocatrici non erano a posto fisicamente, forse questo incondizionatamente e inconsciamente ci ha un po' influito, ecco. E da qui non possiamo fare altro che partire con la voglia di fare per cercare di migliorare, di fare il meglio possibile fino alla fine della stagione. E invece che prospettive vedi per il prossimo anno? Ma per il prossimo anno intanto la vedo una cosa distante, perché comunque cerco di pensare al presente partita dopo partita. Ecco, diciamo che non penso in questo momento al futuro, penso a vivere questa stagione intensamente. E invece un pensierino al mondiale lo fai? Diciamo che è un argomento un po' così. Certo, essere chiamati per un mondiale è qualcosa di meraviglioso, sarebbe qualcosa di meraviglioso, di emozionante. Chi lo sa? Te lo auguriamo, in bocca al lupo. Crepi, grazie.